Ciao ragazzi, benvenuti alla sesta puntata di Nuoto Live. Oggi giornata stellare a Glasgow, ecco tutti i risultati. Iniziamo con gli 800 stili vinti da Romanchuk. Greg arriva secondo in 7.45.12, medaglia d'argento per lui. L'azzurro se ne va da Glasgow con un argento, un bronzo e parecchia rabbia. Rabbia che speriamo possa diventare voglia di lavorare duro in vista dei giochi olimpici di Tokyo 2020. Lo stato di forma non era al top e Paltrinieri accetta sportivamente la sconfitta facendo i complimenti al giovane ucraino. Domenico Acerenza chiude al sesto posto stabilendo il suo nuovo personal best in 7.51.64. Nel 50 rana, bellissimo argento per Fabio Scozzoli, dietro al dio vivente della rana mondiale Adam Piti. 26.79 il crono dell'azzurro, 26.09 il crono del primatista mondiale Piti. Dopo l'oro di Copenaghen di questo inverno, oggi arriva la conferma finale dell'ottima forma di Fabio Scozzoli. Davanti, il marziano Piti è irraggiungibile per tutto il resto del mondo. Quella dei 200 misti la inserisco di prepotenza tra le migliori finali di questo europeo. Ilare Cusinato chiude al secondo posto in 2.10.25 e stabilisce il nuovo record italiano. Argento per l'azzurra dietro all'Airole di Katinka Otsu che vince per soli 6 centesimi. Dopo quello dei 400, questo è il secondo argento per Ilare Cusinato. Nel 100 farfalla Piero Codia strappa il pass per la finale di domani sera con l'ultimo posto disponibile. Ottavo il suo crono in 25.02 dopo che in mattinata aveva dominato le batterie. Nel 50 stile al maschile un fenomenale Andrea Vergani nota il secondo tempo di accesso alla finale in 21.37 e stabilisce così il nuovo record italiano. Male Luca Dotto che rimane fuori dai migliori 8 con il decimo crono assoluto. Nel 200 dorso un sorprendente Matteo Restivo vince un importantissimo bronzo europeo in 1.56.29. Oro per il russo Rilov. Settima piazza per l'altro azzurro in gara, Luca Mencarini. Per quanto riguarda le donne, molto bene Margherita Pansiera nel 200 dorso al femminile, che chiude la semi in 2.07.27, a un decimo dal suo personal best. È suo il miglior crono d'ingresso per la finale di domani. Secondo tempo per la Magyara Burian in 2.07.65. Ci sono tantissime speranze di medaglia per domani pomeriggio. Federica Pellegrini, invece, ha chiuso al quinto posto la finale dei 100 stile in 54.04. Finale vinta dalla primatista mondiale Sara Sjostrom. Alla divina serviva il record italiano per salire sul podio. Nel 50 farfalla al femminile, la Sjostrom guida le semifinali in 25.51, mentre rimangono fuori dalle migliori 8 le due azzurre, decima di Liddo in 25.36, dodicesima Ilaria Bianchi in 26.43. Molto meglio, invece, la rana veloce, con entrambe le azzurre che hanno centrato la finale di domani. Arianna Castiglioni ha chiuso in 30.40, quarto crono di accesso in finale, dopo che in mattinata aveva nuotato con un decimo in meno stabilendo il nuovo record italiano. Bene anche Martina Carraro in 30.70, personal best per lei e settimo il crono di accesso alla finale, primo tempo per la russa Efimova. Questa mattina sono iniziati anche gli europei per il nuoto di fondo, che hanno regalato all'Italia la prima medaglia di bronzo. L'ha vinta Rachele Bruni nella 5 km al femminile, che ha chiuso in 56 minuti, 49 secondi e 7 decimi, alle spalle dell'olandese Van Rovental e della tedesca Beck. Quarta Arianna Bridi e settima Martina De Memme. Domani sarà l'ultima giornata per il nuoto in vasca e la prima giornata dei Panpacifici di Tokyo. Le batterie di domattina prevedono i 400 misti uomini, i 400 stile donne e le staffette 4% mista uomini e 4% mista donne. Domani è anche il giorno della 10 km femminile e maschile. Alle 10.30 si svolgerà la prima e alle 13.30 si svolgerà la seconda. Sempre domani inizieranno i giochi panpacifici di Tokyo. Sul nostro sito trovate il programma, gli orari e dove potete vedere le gare in streaming. Grazie. Fateci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se avete idee per migliorare questo format e seguiteci sui social per rimanere sempre aggiornati. Da Nuoto Live è tutto, appuntamento alla prossima puntata, sempre che questa vi sia piaciuta. Noi vi aspettiamo sempre qui, sempre su Nuoto Live.